Oggi andiamo a Castelnuovo Don Bosco, sede di un incontro indetto da OPA relativo alle nuove normative SERA, ma una bella occasione per incontrare tanti amici piloti. Ricordiamo alla volta di Castelnuovo Don Bosco. Dopo i saluti iniziali si è passati alla spiegazione degli effetti delle nuove normative SERA davanti a una platea molto numerosa di interessata e composta anche da personaggi molto importanti. Si sono alternati al microfono Roberto Ragazzoni, detto anche Papa al Volante, e Giacomo Gazzotti, che ha arricchito la spiegazione. Successivamente ha preso la parola un pilota nonché ATC di Torino. Ultimo intervento, quello di Massimo Belloni, che ha preceduto la visita allo stabilimento della ICP. Tutti i partecipanti all'incontro hanno potuto conoscere da vicino una vera e propria eccellenza italiana. Nella migliore tradizione aereo-gastronomica, ospiti di ICP, abbiamo potuto pranzare tutti insieme in hangar. Bene, siamo qui con Rinaldo Gasperi, presidente AOPA. Ci vuoi raccontare come ti è venuto in mente di fare questa serie di incontri? Al termine del grosso lavoro che è stato fatto per arrivare a questo risultato delle riscritture della nuova RAIT 2, quindi delle regole dell'aria italiana, al termine ci siamo presi l'impegno di diffondere come AOPA quanto più possibile a tutti i piloti quello che era la sintesi del cambiamento tra quello che era la situazione antecedente all'entrata in vigore delle regole e quello che è lo stato in cui oggi ci si trova a volare. Quindi era nel nostro interesse e nell'interesse anche di tutti, anche di ovviamente degli operatori, dei controllori di volo eccetera, fare in modo che l'utenza fosse informata e preparata ad affrontare questo cambiamento con l'informazione che è assolutamente di primaria importanza affinché tutti quanti conoscano i cambiamenti e le regole e volino in assoluta tranquillità. Sono molto felice che abbiano raccolto il nostro invito un sacco di piloti e molti anche sono arrivati in automobile, quindi segno che c'era interesse, c'era voglia di conoscere, c'era voglia di prepararsi e di affrontare il volo con degli adeguati livelli di professionalità, contrariamente a quanto magari in giro si sente dire che qualcuno va in volo senza averne le adeguate preparazioni. Sì, ci puoi riassumere velocemente che cosa cambia? Ma cosa cambia? Innanzitutto cambia rispetto all'obbligo che avevamo prima che tutto fosse rimesso in ordine di presentare un piano di volo o quello che veniva chiamato piano di volo ridotto o comunque un piano di volo esteso un'ora prima al decollo, un'ora prima di attraversare quindi degli spazi aerei controllati. Ora siamo ritornati alla situazione ex ante, cioè alla situazione in cui eravamo quando non avevamo l'obbligo della presentazione del piano di volo e nelle nostre comunicazioni sottolineavamo che non avevamo il piano di volo attivo, quindi no flight plan specificavamo all'atto del contatto radio. Ora non diciamo no flight plan, ma diciamo che siamo in contatto con l'ente che gestisce lo spazio aereo per aprire un piano di volo abbreviato. Questo piano di volo abbreviato può essere presentato in frequenza, quindi non comporta nessuna difficoltà da parte del pilota se non quella di contattare in tempo utile lo spazio aereo interessato con una comunicazione radio veloce, sintetica ed efficace. www.opa.it è il nostro sito, abbiamo anche una pagina Facebook, abbiamo delle newsletter gratuite alle quali voi potete accedere semplicemente registrandovi sempre attraverso la pagina principale del nostro sito. Quindi dalla home page c'è un apposito form per registrarvi e rimanere quindi in contatto con noi e informati sulle nostre iniziative che comunque vengono riportate sempre nello spazio news di AOPA.
collegate con noi, iscrivetevi ad AOPA se non siete ancora soci e rimanete in contatto con noi. Just opposite, new vehicle following the highway in.